E su. Siano con ciascuno di voi e con il tuo spirito. Fratelli, sorelle, innanzitutto buona domenica. Oggi è domenica, è il giorno del Signore risorto che è in mezzo a noi e ci fa ricordare che la vita è più potente della morte e della paura, anche in questo momento che stiamo vivendo. Inoltre oggi è la seconda domenica di Quaresima, quindi prosegue il nostro cammino verso la Pasqua. E poi oggi è anche domenica 8 marzo, la festa della donna, un augurio allora anche a tutte le donne. E le donne hanno un ruolo molto importante, quasi decisivo, nel Vangelo. Il Vangelo di oggi ci presenta proprio il dialogo tra Gesù e una donna, la Samaritana. Predisponiamoci allora a celebrare i santi misteri, per questo chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, o fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio che ami l'innocenza e la ridoni, avvinci a te il cuore dei tuoi servi. Tu che ci hai liberato dalle tenebre dello spirito, non lasciarci allontanare più dalla tua luce. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prosterai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio.
Non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: «Parla tu a noi, e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo». Mosè disse al popolo: «Non abbiate timore. Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore sia sempre su di voi, e non pecchiate». Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio. Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli israeliti: voi stessi avete visto che vi ho parlato dal cielo. Non farete dei d'argento e dei d'oro accanto a me, non ne farete per voi. Farai per me un altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi. In ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Signore, tu solo hai la parola di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu solo hai la parola di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu solo hai la parola di vita eterna. Ti siano gradite le parole della mia bocca. Davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore. Signore, tu solo hai la parola di vita eterna. La lettura apostolica ci illumina e ci giochi a salvezza. Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini. Fratelli, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.
Parola di Dio. Rendiamo grazie, Signore Dio. Secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sica, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beppe lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingerne. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice la donna: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete.
E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Gli spunti che ci vengono da questo brano evangelico, da questo incontro, sono davvero molti, e questa è la ricchezza della parola di Dio. L'invito innanzitutto è quello di provare a rileggere questo brano e chiedersi: ma cosa mi colpisce? Che cosa dice alla mia vita in questo momento, nella situazione in cui mi trovo? Io vorrei suggerirvi 3 spunti. È la domenica della Samaritana, della donna di Samaria che incontra Gesù al pozzo di Sicar. La Samaria è la regione che si colloca al centro della Terra Santa, tra la Galilea, che si trova al nord, dove si trovano Nazareth, Cafarnao, il lago, e la Giudea, che invece si trova al sud, dove si trova Gerusalemme. E i samaritani, avrete capito, sono mal visti e mal considerati dagli altri ebrei. Hanno usanze religiose e liturgiche diverse da quelle della capitale. Hanno costruito un tempio proprio, diverso da quello di Gerusalemme, dopo il ritorno dall'esilio a Babilonia, e l'hanno costruito sul monte Garizim. E addirittura i pellegrini evitavano anche la Samaria, passando per la Transgiordania. Gesù invece attraversa la Samaria, pur sapendo che è un territorio a lui ostile. Ecco allora il primo suggerimento. Nelle prime battute di questo dialogo emergono le molte barriere che esistono tra la Samaritana e Gesù. Innanzitutto è una donna, poi è samaritana, e Gesù le supera tutti. E le supera tutti in un modo particolare, chiedendole un favore. Se ci pensiamo, forse uno dei modi più diretti e profondi per esprimere la propria accogliente simpatia verso una persona è quella di chiedergli un favore, perché dice già una libertà di contatto. Ecco, Gesù rompe gli schemi. Non si lascia condizionare dai giudizi, dai pregiudizi degli uomini, delle tradizioni, e la sua accoglienza verso questa donna è totale. Non è l'ascolto di questa donna che suscita la simpatia di Gesù verso di lei, al contrario, è la simpatia previa di Gesù che predispone la donna all'ascolto. Ecco il primo pensiero. Gesù supera tutte le barriere presentandosi come uno che chiede, che ha bisogno, che chiede un favore,
La donna inizialmente non sa, non conosce il dono di Dio, non conosce l'identità di quest'uomo, e giustamente anche un po' diffidente, forse la vita non le ha riservato cose buone. Se ella sapesse, lei stessa avrebbe chiesto e lui avrebbe dato acqua viva. Ma fa notare questa donna, com'è possibile che Gesù le possa dare dell'acqua? Non ha nulla per attingerla dal pozzo. L'acqua non ha solamente un significato di semplice acqua per Gesù, evidentemente, ma è qualcosa di più. Già per noi, se ci pensiamo, l'acqua è qualcosa che dà vita, è qualcosa che porta fertilità, che porta fecondità. Senza acqua noi stessi non andiamo avanti. Nella tradizione ebraica l'acqua era la legge, indicava la legge, quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura, di cui fanno parte anche i comandamenti, cioè qualcosa che il Signore ti dona per mandare avanti la tua vita, per sostenerti, non quindi qualcosa di marginale, qualcosa di cui puoi fare a meno, no, qualcosa di vitale. Ma Gesù dona un'acqua viva. Sicuramente questo aggettivo avrà messo nel cuore di questa donna una domanda: ma che cosa significa un'acqua viva? Ecco, noi sappiamo che l'acqua viva che dona Gesù è la sua stessa vita, è lo Spirito, è ciò che, con cui noi possiamo vivere imitando Lui, facendo della nostra vita una vita a sua immagine. È la scoperta dell'amore di Dio che ci precede e che è gratuito, che rende possibile la vita cristiana. Paolo, in una maniera un po' altisonante, la dice così: vi dia, ricevete uno spirito di sapienza che illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi, qual è la straordinaria ricchezza della sua potenza, della sua efficacia, della sua forza, del suo vigore. Insomma, in poche parole, noi possiamo vivere dalla vita stessa di Dio con il dono del suo spirito. Ecco il secondo pensiero, allora. Stare con Gesù non è stare con un uomo, con un amico qualsiasi, ma è stare con Dio stesso. È colui che ci dona l'acqua viva, cioè la vita stessa, che ci manda avanti, la vita dei figli. Potessimo riscoprire questa nostra dignità, la dignità che abbiamo ricevuto nel battesimo. Però la donna non capisce, la donna sogna ancora un'acqua miracolosa che le impedisca la fatica di venire al pozzo. Inizialmente non si mette subito in gioco, è Gesù sempre che prende l'iniziativa e addirittura entra un po' a spada a tratta nella sua vita, addirittura nella vita privata di questa donna. Va a chiamare tuo marito, le dice, e la donna è costretta a raccontare di un uomo che non è suo marito, dei 5 mariti che hanno attraversato la sua vita. Forse deve raccontare di un pozzo stagnante che stava diventando la sua vita, di un pozzo dove non attingeva più acqua. E tutto crolla e tutto riparte per la donna, però, da questo incontro, che è un incontro occasionale, da un luogo anonimo, che è il pozzo, ma un luogo familiare a lei. Ecco, il nostro rapporto con il Signore, del terzo pensiero che vorrei consegnarvi, parte da un luogo, parte da un tempo preciso. Se noi mettiamo il Signore fuori dalla nostra vita, in un paradiso terrestre dove non esiste più la fatica dell'attingere acqua e tutte le altre fatiche della vita, noi sogneremo sempre di incontrarlo. Potremmo dire, se noi aspettiamo l'occasione giusta, forse non siamo in grado di riconoscerlo, forse non lo incontreremo mai, se pensiamo che dobbiamo essere pronti, che dobbiamo avere un pedigree perfetto.
Oppure se dobbiamo pensare di essere liberi dalla fatica, dal dolore. Molte volte abbiamo chiesto a Lui che ci liberasse dalla sofferenza, dal male, da tutto ciò che ci pesa. In questi giorni lo sentiamo molto. E invece Gesù in questo brano è stanco, come me, come te, come ciascuno di noi. Ed è seduto di fronte a me e ci chiede un favore. E ce lo chiede sullo stesso pozzo sul quale mi sono seduto anch'io, sul quale vado anch'io ad attingere acqua, perché lì e soltanto lì lo posso incontrare. Fratelli, sorelle, al Signore Gesù, con grande fiducia eleviamo le nostre preghiere di supplica e di intercessione. Per la Chiesa, che cresce a maggior sorgente di vita e di grazia, ti preghiamo. Converti, Signore, i nostri cuori. Per il mondo, segnato dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla povertà, ti preghiamo. Converti, Signore, i nostri cuori. Per quanti sono impegnati nella costruzione di una società capace di dare voce ai diritti dei più deboli, ti preghiamo. Converti, Signore, i nostri cuori. Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i malati e i loro familiari, preghiamo. Converti, Signore, i nostri cuori. Accoglio, Dio forte, le nostre preghiere e soccorri con paterno amore che ti invoca con fede. Aiutaci a combattere il male con le armi della sobrietà e dell'astinenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Bene, tu sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Mi vedrete nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Fratelli, sorelle, per celebrare con frutto l'Eucaristia, il sacramento dell'unità della Chiesa, proclamiamo insieme la fede cattolica attraverso il simbolo detto dagli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale è concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e risorto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guarda propizio Dio e doni che il tuo popolo ti presenta e insieme gradisce anche noi come sacrificio spirituale per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dai il nostro cuore. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta celebrare tuo Padre di infinita misericordia. Cristo, Signore nostro, a rivelarci il mistero della sua condiscendenza verso di noi, stanco e assetato, volle sedere a un pozzo e chiedendo da bere ad una donna samaritana le apriva la mente alla fede, desiderando con ardente amore portarla a salvezza, le accendeva nel cuore la sete di Dio. Per questo disegno di grazia, con tutti i cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci lodiamo per il corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Ambrogio e Carlo, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che scompia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo Spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua benedizione, ma dici soltanto una parola che Dio sia salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Splenda, o Dio, nella luce della grazia la Chiesa del tuo Cristo, che a questa santa mensa ha ricevuto la certezza dell'eterna comunione col Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Iniziamo una nuova settimana con queste restrizioni che sono l'opportunità per poter visitare la Chiesa. Tutti coloro che possono trovino un momento per incontrare il Signore Gesù nella preghiera personale davanti al tabernacolo. Certo, sfruttiamo anche la preghiera in famiglia, forse è un'altra occasione preziosa. Il venerdì con la Via Crucis in casa, attraverso gli strumenti di comunicazione, la radio soprattutto, ma anche la Chiesa, anche qui personalmente. E mi preme proprio di ricordare ciò che oggi pomeriggio dalla diocesi ci è stato consegnato, che gli ambienti parrocchiali, anche quelli esterni, sono chiusi. Dispiace perché i bambini sono a casa da scuola, ma è una responsabilità che dobbiamo prenderci tutti insieme. Educatori, sacerdoti, genitori, dobbiamo vigilare e ubbidire a ciò che ci viene chiesto, perché il momento non è semplice e la irresponsabilità può essere grave. Collaboriamo insieme. Non si vuole cacciar via nessuno, lo possiamo pur capire dai nostri ambienti, ma tutti abbiamo il dovere di ubbidire a ciò che ci viene chiesto. Uniti nella preghiera, ascoltiamo la parola di Dio, che non manca di essere nelle nostre case il riferimento prezioso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Grazie.